Ma lo sai qual è il vero capolavoro del male? Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Il vero capolavoro del male non è quello di farti commettere il male, avendone coscienza. Quindi sbagli, fai un errore e te ne rendi conto. No, no, quello è banale, quello è l'entry level, è il basic per i principianti. Il vero capolavoro è quello di farti chiamare bene il male. Cioè quello di farti fare quelle cose lì, ma pensando di essere il meglio, di fare le cose giuste. Prendi le altre persone, ad esempio. Il male cerca di farti capire che sono tuoi nemici tutti, che è per colpa loro che tu non sei felice, è per colpa loro che tu non ottieni quello che vuoi. E allora ti spinge ad odiarli, ad allontanarli, a frantumarli, a distruggerli, a provare odio, rancore. Ma facendolo tu sei convinto di essere nel giusto. Sei convinto di fare quello che serve a te, sei convinto di onorare la giustizia, la verità e il bene. Sei convinto, insomma, di agire nel modo corretto. E questo è il capolavoro del male. Quello che ci inganna, quello che ci illude, quello che alla fine ci distrugge dentro. Perché proviamo odio, rancore, facciamo cose, ma alla fine non siamo contenti. Alla fine non proviamo soddisfazione, alla fine non ci guadagniamo niente. E ancora una volta affermo che è la consapevolezza che ci fa fare un salto in avanti. Capire le cose, poi magari non riusciamo a farle, ma finché rimaniamo nel livello basic, quello in cui ci rendiamo conto anche dei nostri errori, che commettiamo, inevitabilmente commettiamo, abbiamo ancora la possibilità della felicità e della salvezza. Buongiorno e buon caffè.